Sono Agostino Ferrente, regista di selfie. Ho scelto questa scena perché forse dal punto di vista narrativo, ma anche tecnico ed estetico, racconta bene il senso di questa sfida di far girare il film tutto in video selfie. Adesso è andato quadrato. Come se in questa scena ci fosse, in tutti i film, ma principalmente in questa scena ci fosse una specie di didascalizzazione delle metafore. Io con l'uso del selfie, con loro che riprendono e si guardano allo specchio, nel display del cellulare, dico sempre che è un modo per guardare la loro vita alle loro spalle. Ecco, qui è proprio materialmente si vede quello che c'è alle spalle, il passato, non si vede il futuro. Ciao, ma quasi arrivo. Ma arrivo. Poi c'è la salita, no? Con l'affanno, sia la vita in salita e sia l'affanno. Qui c'è fisicamente, ma appunto lo si adopera spesso nelle metafore. E poi quando si dice un film raccontato dal loro punto di vista, anche qui, cioè è materialmente il loro punto di vista, perché è un film tutto sugli occhi, un film sugli occhi che vedono e non su ciò che vedono, che un po' ce l'immaginiamo, perché c'è stato un po' un accanimento di cinema, letteratura, televisione su Napoli. Ce la fa? Oh! Nel mio piccolo anch'io, col mio film precedente, Le cose belle, ho contribuito a tale accanimento. E quindi ho pensato, è inutile inquadrare ancora le periferie, i palazzoni, quello che ormai è patrimonio dell'immaginario collettivo. Inquadriamo gli occhi di chi guarda, no? Non inquadriamo la luna, inquadriamo il dito. Adesso vediamo Alessandro e Pietro che si fermano perché Pietro c'ha un po' di difficoltà. Capì, si è mai arrivato, fa dare bus là. Quando vanno fuori, vanno con i mezzi, con l'autobus. Pietro dice ad Alessandro: non ti preoccupare, vai che perdi l'autobus. E Alessandro gli risponde, anche qui, con una frase che può sembrare una metafora, gli risponde: io non li abbandono gli amici. Oh, ti aspetto, basta fare la catamuffa. Ne penghi i compagni. E io mi sono commosso, perché io sono stato sempre presente durante le riprese. Ribadisco, questo non è quello che si chiama un film partecipato. Non ho dato nessuna delega di regia, io ho consegnato loro il cellulare ma ero lì con loro, non è che io ho detto che girate e poi al montaggio mi portate le riprese. Ero sempre con loro, lì davo indicazioni, provocavo e per esempio in questo caso io ho chiesto ad Alessandro: fai qualcosa per mostrare il tuo affetto al tuo migliore amico. E lui prima gli ha chiesto di fare un sorriso. E poi gli ha asciugato il sudore della fronte con la sua asciugamano. E lì mi sono commosso nuovamente. Perché il regista è come se fosse il primo spettatore del film, col privilegio di poterlo cambiare in corso d'opera. Se una scena non piace a lui, se lui non si commuove, se lui non ride, se lui non si emoziona, non piacerà più al pubblico, quindi lui è il garante per il pubblico.